Buongiorno a tutti, sono Alessia Cavataio e faccio parte del Comitato Organico Aggiuntivo. Questo comitato è formato da ex lavoratori della scuola, la maggioranza di noi hanno lavorato durante i 2 anni di pandemia come collaboratori scolastici, come organico Covid. Il nostro è un organico che è stato aggiunto ai collaboratori scolastici per fronteggiare la pandemia. Quindi siamo stati formati per pulire, sanificare, igienizzare, utilizzare dei prodotti appositi, dei macchinari appositi, utilizzare in maniera corretta i DPI e rendere le scuole posti sicuri. Abbiamo accettato un contratto allucinante in cui saremmo potuti essere cacciati via dall'oggi al domani, senza se, senza ma, se solo fossimo andati al lockdown. E questo era lo Stato che lo faceva, non un privato, lo Stato. Molti hanno rifiutato il reddito di cittadinanza pur di lavorare per lo Stato e questo Stato invece ci ha traditi. Ora non possiamo né chiedere il reddito, perché di fatto l'anno scorso lavoravamo, né ci fanno rientrare nuovamente nelle scuole. Molti hanno rinunciato a posti di lavoro a tempo indeterminato ed ora si trovano completamente senza niente. Forse avremmo fatto bene come tanti che, pur essendo in graduatoria, hanno rifiutato questi posti e hanno continuato a prendere il reddito e continuano a farlo, tranquilli e felici. Lo Stato ci ha costretto a vaccinarci, siamo stati i primi subito dopo i sanitari e molti di noi sono stati vaccinati con i lotti AstraZeneca, i lotti incriminati, ma questo nessuno lo dice. Insomma, e per non parlare poi dei pagamenti. Pagamenti fatti dopo anche 7-8 mesi di lavoro. Sapete cosa vuol dire per molti lavorare a 800, a 700-800 km di distanza, anticipare soldi per mantenersi, le bollette e quant'altro e non ricevere lo stipendio se non dopo 7-8 mesi? E questo è sempre lo Stato, non un privato, lo Stato. Tutto questo dopo 2 anni di lavoro, dopo aver servito questo Stato ingrato in maniera ineccepibile, siamo stati completamente abbandonati da questa politica, cancellati come se non fossimo mai esistiti. Questo non va bene. Noi non chiediamo di essere riassunti, chiediamo solamente che venga aumentato l'organico nelle scuole, perché il nostro apporto, l'apporto dell'organico aggiuntivo era fondamentale in pandemia e lo è ancora adesso, perché le scuole sono sotto organico. Questo la politica lo sa, ma fa finta di non saperlo.